Benvenuti cari amici con la nostra informazione. Le piattaforme petrolifere a largo della nostra città stanno facendo fioccare cause fiscali infinite che porterebbero l'Edison al pagamento di circa 8 milioni di euro. A confermarlo stamane in municipio il legale del comune Ferdinando D'Amaro, ma sentiamo il servizio di Elisabeth Fernandez. Sono circa 8 milioni di euro che il Comune di Termoli dovrebbe ricevere dalla società Edison relativi al pagamento ICI per le piattaforme petrolifere in mare. Si tratterebbe di un'entrata nelle casse comunali cospicua che farebbe tirare una bella boccata d'ossigeno a tutta la cittadinanza. L'incontro con la stampa si è tenuto stamane in sala consiliare, in presenza del legale del Comune di Termoli, Ferdinando D'Amaro. Ma ripercorriamo la storia. Il fulcro della vicenda nasce alla fine del 1995, quando la domanda che fa sorgere tantissimi rompicapi è la seguente: se si costruisce un immobile sul mare deve o non deve pagare l'ICI? La sentenza della Cassazione del 2005 darebbe esito affermativo alla questione perché, secondo l'organo di giustizia, ogni infrastruttura che viene realizzata nelle acque ed è collegata ad un territorio è soggetta all'imposta. La vicenda finisce in una serie di discussioni che si spostano dalla commissione provinciale alla commissione regionale, tirando in mezzo anche l'ufficio tributario regionale, che dà pienamente ragione al comune di Termoli, in quanto avrebbe affermato che la piattaforma non sarebbe soggetta ad imposte in quanto non sarebbe accatastabile. Il problema è stato quindi incentrato sugli aspetti tecnici e la decisione della commissione regionale, che ha dato ragione al comune in secondo grado, ha fatto in modo che l'amministrazione stessa, tramite il legale D'Amaro, abbia già attivato un incontro con i rappresentanti dell'Edison. Inoltre, ha affermato D'Amaro, la sentenza è immediatamente esecutiva. Ciò significa che l'ENI deve pagare circa 8 milioni di euro, anche in un'eventuale attesa della parola finale della Cassazione. Ma più che intenzionale, noi siamo obbligati ad andare avanti. La sentenza prevede che, insomma, ci ha dato ragione e quindi prevede il pagamento da parte della Edison dell'ICI per il quinquennio 99-2004, noi siamo obbligati ad andare avanti, salvo poi a vedere di attivare un percorso di incontro e di confronto con la Edison, perché potremmo anche in qualche modo immaginare un accordo transattivo rispetto al dovuto. È difficile, la sentenza è una sentenza importante, secondo me storica, che avrà rilievo nazionale perché molti comuni sono nelle condizioni del comune di Termoli. È la prima volta che comunque a Termoli la commissione tributaria regionale dà ragione. E ovviamente bisogna essere cauti, ci vuole molta cautela. La somma è una somma importante che ci consentirebbe di risolvere un po' i nostri problemi di cassa e ci consentirebbe anche di fare qualche intervento importante per la cittadinanza, però molta cautela perché ci potrebbe essere il passaggio in Cassazione e non è detto che in Cassazione ci venga data ancora ragione. Inizia un'attività di trattativa con la Edison importante, delicata, che noi intendiamo fare con molta determinazione ma anche con molta disponibilità. Anche per il Molise scatta l'obbligo di circolazione con i pneumatici invernali o con le catene da neve a bordo nei tratti di strada a rischio. A renderlo noto è stata l'ANAS, che ha imposto dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013 l'obbligo di catene a bordo e l'utilizzo di pneumatici invernali. In particolare, l'obbligo interesserà alcuni tratti delle strade statali molisane considerate più a rischio di altre nei periodi di nevicate o comunque durante la stagione invernale, proprio secondo quanto previsto dalle nuove norme del codice della strada. Il parroco di Portocannone, Don Marino Genova, ha abbandonato la piccola comunità di fedeli del paesino e se n'è andato, è sparito. Sconvolti i cittadini, ma sentiamo Anna Del Gregorio. La comunità di fedeli del piccolo paese di Portocannone si è ritrovata al centro di una situazione sconcertante e impensabile. Il proprio parroco, primo pastore della comunità cristiana, che dal 2005, dunque da ben 7 anni, era parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ha abbandonato tutto ed è scomparso. Un gesto volontario, quello di Don Marino Genova, amato e stimato da tutti, che ieri mattina non si è presentato a celebrare la Santa Messa della Domenica. I fedeli che in mattinata si erano recati in chiesa si sono ritrovati davanti il vicario, mandato proprio dal vescovo De Luca. Incredulità e sgomento nei fedeli alle parole del delegato della curia vescovile. Si è smarrito e in un grave momento di confusione. Don Marino avrebbe raccolto tutti i suoi oggetti personali e sarebbe andato via senza lasciare nessun preavviso, abbandonando Portocannone per recarsi in una località ignota.
Diverse sono le ipotesi per cercare di dare una ragione al suo gesto, ma niente è confermato. Si pensa a problemi legati al suo ministero, a motivazioni di natura personale o addirittura di salute. Sta di fatto che Don Marino ha gettato in balia i fedeli della piccola comunità di Portocannone, che tanto credevano nelle sue parole. Intanto questo pomeriggio alle 17, Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli Larino, si recherà a Portocannone per cercare di parlare dell'accaduto alla comunità rimasta scossa da tale situazione. Sicuramente è una verità nazionale, ma anche in Molise i contratti a tempo determinato sono sempre meno. Per i giovani e meno giovani, nell'ultimo trimestre del 2012 si registra un numero di uscite doppio al numero di entrate, senza tralasciare il sempre più esiguo numero di assunzioni a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il Molise, i dati relativi alle assunzioni in quest'ultimo trimestre, a tempo determinato registrano 540 entrate e 1230 uscite, con un saldo quindi di meno 690. Grande partecipazione ieri mattina alla Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Termoli su Rai 1, ma sentiamo. La Cattedrale di Termoli, gremita di fedeli per la Santa Messa domenicale. Una mattinata speciale ieri che ha visto la nostra cattedrale apparire sugli schermi televisivi grazie alla diretta su Rai 1. Nella giornata nazionale del ringraziamento, proprio da Termoli, si è voluto festeggiare e lodare il Signore per i frutti della terra. L'evento, che ha avuto come tema della giornata "Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra", è stata una vera e propria occasione per benedire il Signore. Dopo la Santa Messa, il Vescovo si è recato all'esterno della cattedrale per benedire i frutti della terra e i lavori dell'uomo. Proprio con queste immagini si è conclusa la diretta televisiva della RAI, affidata al commento di Franca Salerno e alla regia di Dino Cecconi. Grande successo di pubblico per il brindisi di Capodanno del vino con San Martino in cantina, l'evento del movimento turistico Vino per brindare al nuovo anno agricolo che si è tenuto domenica 11 novembre. A mezzogiorno in contemporanea, nelle cantine di tutto lo stivale, a suon di calici, si sono degustate insieme ai produttori le nuove grandi annate da invecchiamento, ma anche vino novello e castagne. Nel Molise l'evento si è tenuto presso le Cantine d'Uva, una delle aziende socie del movimento turismo del vino. Grande vittoria ieri sera per l'Airino, che nel derby di Serie C2 di pallacanestro ha battuto per 80-67 l'Italcom Campobasso. Un incontro combattuto che però ha visto la squadra di casa battere e guadagnare punti importanti. Risultati eccellenti anche per l'NBC Campobasso e il Globo Isernia, vincitrici rispettivamente contro il Campli e il San Vito Ortona. E con questa era l'ultima notizia, vi ricordo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci all'email redazione@termoli.tv. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.